Cari amici in Cristo, è il reverendo Frank che vi saluta nel prezioso nome del Signore Gesù. Ogni giorno siamo informati sulle cose che accadono nelle nazioni. Le persone vivono in una condizione di insicurezza. Ci sono rivolte, manifestazioni, scioperi, governi che vengono rovesciati e ci sono anche i problemi in Medio Oriente. Sembra che siano finiti i bei tempi sulla terra, ma una cosa rimarrà salda per sempre ed è la parola di Dio. Noi ricordiamo le parole del nostro beato Salvatore, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Sembra che l'intera creazione gema e si è in travaglio in attesa del giorno della liberazione. Ma prima devono essere manifestati i figli di Dio. Molti ci hanno scritto, esprimendo il loro apprezzamento e uno speciale interesse per questi messaggi d'attualità dal libro dell'Apocalisse. Oggi inizieremo. Con il messaggio alla prima epoca della Chiesa di Efeso, per favore prendete con me Apocalisse capitolo 2, versetto 1. All'angelo della Chiesa d'Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Non è un angelo, ma il Signore stesso che pronuncia questi messaggi. Perciò è il così, dice il Signore alle chiese. Ogni volta che Egli si rivolge all'angelo dell'epoca della Chiesa, si presenta prima con uno dei titoli della sua deità. Nell'Antico Testamento il Signore ha parlato per mezzo dei profeti. Possiamo dire con certezza che egli non ha lasciato la Chiesa quando è iniziata la dispensazione delle nazioni. Egli parla ancora attraverso i suoi servi, mentre cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, tenendo le sette stelle nella sua mano destra. Questi uomini non sono eletti da nessun uomo, ma dal Signore stesso. Come Egli ha posto i diversi uffici nella sua Chiesa, ha anche incaricato i suoi messaggeri di parlare alla Chiesa universale in ogni epoca. Il così dice il Signore per Efeso è, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. I suoi occhi sono come fiamme di fuoco. Egli vide il bene e il male che erano nella Chiesa. Lo dava sempre per le cose che gli erano gradite ma li riprendeva per le cose che non erano conformi alla sua parola. Anche nella prima epoca della Chiesa c'erano coloro che sostenevano di essere apostoli, ma il loro insegnamento non coincideva con l'insegnamento originale dei veri apostoli. Quelle persone sono state trovate bugiarde. Questa è una dichiarazione molto forte. Tutto ciò che non è conforme alla parola di Dio è una menzogna. Lo Spirito Santo era ancora molto attivo in quella prima epoca della Chiesa e ha portato alla luce quelle cose contrarie alla parola. Paolo aveva già fatto riferimento a quelle persone nel suo tempo e ha detto in Atti capitolo 20, tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate ricordandovi che per tre anni notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. I veri uomini di Dio non hanno un insegnamento proprio e non fanno discepoli per se stessi. Se qualcuno sta cercando di attirare discepoli dietro di sé, è un segno certo che i lupi sono entrati in mezzo al gregge. Paolo. Non ha risparmiato nessuno perché era responsabile nel suo tempo e voleva presentare la Chiesa davanti a Cristo come una casta vergine. Paolo li ha chiamati apostoli bugiardi, coloro che non erano in piena armonia con l'insegnamento degli apostoli, operai fraudolenti che si trasformavano in apostoli di Cristo. Inizialmente il Signore sottolinea la parte degna di lode dell'epoca della Chiesa di Efeso e gli parla della fatica e della costanza e testimonia che loro non potevano sopportare i malvagi. Loro erano in grado di individuare i falsi apostoli tramite il dono di discernimento. Noi siamo consapevoli che esiste l'originale? Ma c'è anche l'imitazione, la falsificazione in ogni campo. Dopo che il Signore mostrò tutte le cose che gli erano gradite, li ha rimproverati con queste parole. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Sin dall'inizio la Chiesa era in pericolo di avere le opere senza l'amore perfetto. Questo ci ricorda ciò che Paolo ha scritto in 1 Corinzi capitolo 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Solo attraverso l'amore perfetto raggiungeremo la perfetta unità e armonia come membri del corpo di Cristo. Anche all'inizio dell'epoca cristiana il Signore ha dovuto dire ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Non è questo un messaggio che rivela oggi anche la nostra condizione? Ma chi vuole tenerne conto e pentirsi riconoscendo che Dio è giusto in tutti i suoi giudizi? Se la parola di Dio non trafigge i nostri cuori, non siamo pronti a pentirci e quindi il Signore è obbligato a togliere il candelabro da noi, lasciandoci nell'oscurità spirituale. Dio con il suo amore perfetto detestava le opere dei Nicolaiti e lodò coloro che a loro volta detestavano quelle opere con queste parole. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Questi Nicolaiti erano le persone che pensavano in modo carnale, quelle che iniziarono a prendere il controllo e a governare sui laici nella Chiesa. A poco a poco nacque l'idea di formare un'organizzazione, limitando il movimento dello Spirito Santo loro facevano piuttosto affidamento sulle loro opere invece di rimanere con la parola originale l'intera chiesa del nuovo testamento è chiamata sacerdozio santo non esiste un clero e dei laici siamo tutti uno in Cristo. Naturalmente i nostri ministeri e le nostre responsabilità sono diverse, ma tutti i membri formano un unico corpo in Cristo, il capo. Cari amici, dobbiamo porci la domanda. Quali parole di rimprovero e di correzione ci dirà il Signore oggi? Teniamo anche in considerazione l'ammonizione finale che Egli dà alla fine di ogni messaggio a ogni chiesa? Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. I vincitori. Sono riportati nella vera comunione con l'Iddio Onnipotente, proprio come lo erano Adamo ed Eva prima della caduta. Loro avevano comunione con lui. Per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, la maledizione è stata tolta da noi e siamo stati ricondotti all'albero della vita. Così tanti cristiani oggi tendono alla conoscenza senza sapere che l'albero della conoscenza del bene e del male porta alla morte e alla distruzione. Soltanto quelli che tornano all'albero della vita possono vivere in eterno. Cari amici, nessuno può vivere in eterno se non ha ricevuto la vita eterna. Secondo la scrittura c'è solo una forma di vita eterna. Ed è in Dio. E questa vita è stata manifestata in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Leggiamo nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. La vita eterna non è qualcosa che speriamo di ricevere nell'ora della morte. Dobbiamo riceverla oggi, credendo con tutto il nostro cuore nel Signore Gesù Cristo accettando la sua salvezza che Egli ha acquistato per noi, spargendo il suo santo sangue sulla croce del Golgotha. Tutti i nostri peccati sono perdonati. Egli ci ha rinnovati attraverso la sua parola e il suo spirito e siamo diventati una creatura completamente nuova in Gesù Cristo, il nostro Signore. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Cari amici radioascoltatori, siete soltanto dei cristiani nominali o siete ritornati all'albero della vita? Vi siete pentiti e messo le cose in ordine? Siete in grado di discernere fra il ministero ordinato da Dio della vera parola del Dio Onnipotente e le dottrine umane che limitano il movimento dello Spirito Santo e conducono le persone nella schiavitù? Ovunque c'è lo Spirito di Dio, c'è la vera libertà. Il Vangelo e gli insegnamenti che voi credete sono in accordo con gli insegnamenti originali dei veri apostoli di Cristo? Preghiamo. Padre Celeste, l'ora della decisione è arrivata. Ti chiediamo di illuminarci attraverso lo Spirito Santo. E dacci il corretto discernimento. Noi tutti vogliamo essere trovati in completa armonia con la tua parola e con la guida dello Spirito Santo. Benedici tutti coloro che hanno ascoltato questa trasmissione, e la mia preghiera te lo chiedo, nel nome di Gesù. Amen.